L'intervista che stiamo facendo con i sindaci del Piemonte, oggi abbiamo il piacere di avere con noi il sindaco di Vidracco, Antonio Bernini. Sindaco, ci può dire innanzitutto in poche parole una fotografia di questo paese Vidracco, dove si trova, quanto è grande? Allora, Vidracco è un piccolo comune, il primo della Val Chiusella, è un comune di 520 abitanti ed è appunto il primo comune della Val Chiusella, quindi inizia l'area montana ed è caratterizzato da un ambiente, da un paesaggio molto bello e dalla presenza dei Monti Pelati, che sono uno dei parchi del Piemonte che interessa anche i comuni di Baldissero, Canavese e Castellammonte. Ecco, ci è venuto a trovare perché, pur essendo un paese piccolo, ci sarebbe la sensibilità di fare qualcosa anche per le persone con disabilità. Che idee ha espresso in questo senso? Beh, adesso abbiamo iniziato, diciamo, la fase esplorativa, come si dice, della possibilità di rendere fruibile questa qualità dal punto di vista del paesaggio, dell'ambiente. Noi ospitiamo anche un centro di documentazione per i Monti Pelati, con animali impagliati, con appunto la presentazione di questo territorio. C'è una parte mineralogica molto interessante, che è una delle peculiarità della zona, e poi abbiamo un vecchio mulino che è stato ristrutturato e che è un ecomuseo, e stiamo un po' ragionando insieme se ci possono essere percorsi naturalistici e le parti museali che possono venire utilizzate e fruite in questo senso anche. A noi farebbe naturalmente molto molto piacere che il territorio venga conosciuto in tutti i suoi aspetti e quindi Certo, ecco, 520 abitanti non sono certamente molti, però vi è capitato qualche volta fra i vostri cittadini di avere delle persone con difficoltà, con qualche tipo di disabilità? Sì, ci è capitato, diciamo che la dimensione del paese è forse una dimensione di maggiore vicinanza tra le persone, quindi questo forse permette in maniera più naturale, più semplice di superare alcuni ostacoli e poter assistere meglio le persone che ne hanno bisogno. Questo, diciamo, avviene in maniera spontanea, E per come fortuna. per ciò che riguarda i servizi socio-assistenziali, i servizi sociali, voi vi affidate alla comunità montana o al Noi consorzio? siamo soci del consorzio in rete, di cui devo dire siamo soddisfatti perché, pur in un clima di grande ristrettezza economica e tutti i tagli che costantemente ci sono e vengono lamentati, riesce a essere un ente davvero presente sul territorio. Certo, avesse possibilità di fare di più, sono sicuro che farebbe meglio, ecco, però. Ecco, le strutture pubbliche del comune, non so, il municipio, non so se c'è l'ufficio postale, queste, hanno barriere architettoniche oppure possono essere, c'è un accesso abbastanza Ecco, facilitato? purtroppo hanno barriere architettoniche perché il nostro municipio è un edificio storico del ventennio che ha il suo pregio architettonico ma diversi ostacoli, e purtroppo diciamo che non abbiamo trovato ancora le economie per poter. Problema del resto è che interessa anche la popolazione più anziana del paese, che ovviamente anche a una scala non. Può essere un buon problema, ecco, per cui diciamo che al momento è un problema da risolvere. Bah, ecco, l'amministrazione comunale è interessata, come mi ha detto, a sviluppare magari dei rapporti di collaborazione con un'associazione come la nostra, anche nell'ottica magari di presentare dei progetti agli enti pubblici o alle fondazioni bancarie per cercare di fare rete in qualche modo per riuscire a raggiungere anche finanziamenti in questo senso. Cosa ne pensa di queste sinergie possibili? Questo è auspicabile, nel senso che noi siamo disponibilissimi in senso attivo. Ora, io magari non ho neanche un'informazione approfondita di quello che è possibile, nel senso che poi la ricerca di finanziamenti
insomma si dirige in vari settori e chiaramente se ne fa uno alla volta, però in questo senso saremmo lieti come amministrazione di lavorare in sinergia. Ecco, conti comunque sulla nostra piena disponibilità, quindi avremo certamente occasione per poter approfondire anche questo discorso. Io la ringrazio di essere venuto a trovarci, specialmente qui che è il centro di riabilitazione visiva dell'ASVETO 4, che eventualmente potrà poi visitare, e spero di poterci presto incontrare su nel paese bellissimo di Vidacco. Grazie. A lei. Grazie.